Per quanto mi riguarda, vorrei gestire le iscrizioni a pagamento e tutti i flussi email, funnel, data sales page, eccetera, con Kartra, benissimo, mantenendo il sito già costruito con Elementor. Elementor è uno strumento che si usa in WordPress, ovviamente incorporando i codici relativi ai form opt-in e checkout di Kartra, ottimo, eliminando l'attuale plugin di gestione iscrizioni e facendo uno zap in modo che ad ogni acquisto venga automaticamente creato un nuovo utente WordPress. La domanda è: fanno difficili i moderatori di Kartra per approvarti l'utilizzo di Zapier? E poi, se ho più di un sito, come faccio ad inserirlo visto che posto, ho posto solo per una URL? Bella domanda, ma no, non fanno i difficili. Ora vado un po' nel dettaglio. Per cui, io uso l'integrazione Zapier da quando è stata creata, cioè era uscito su Kartra Official, era uscito il post e io subito avevo chiesto di partecipare. Sono un po' un nerd per chi mi conosce, però cerco di essere anche un po' creativo per questo. Creativo, non creativo. La uso per più di un dominio, cioè la uso per stefanopeperoti.com, che è il sito dove io do supporto riguardo a Kartra. La uso su altafedeltà.info, che è il sito che ho creato per la vendita del libro, ma anche per la gestione degli eventi live che faccio sui sistemi di fidelizzazione. La uso su simsol.it, che è il sito WordPress con i plugin e con i form di Kartra, che utilizzo per far conoscere e vendere il mio programma Fedeltà. La uso su KFC, che è un sito fatto con Kartra, come Alta Fedeltà e come Stefano Benvenuti, dove vendo il programma, il componente che lega Kartra a Fatturing Cloud. La uso su loyaltyautomated.com, dove presento e vendo il sistema di fidelizzazione in Italia e anche all'estero. Quindi, volendo, si può utilizzare su più siti, non solo uno. È chiaro che in fase di richiesta io ho dichiarato il mio sito principale e il motivo per cui ne chiedevo l'uso, per cui non ho fatto niente di male dicendo il mio sito principale con cui io mi dovevo collegare, perché poi anche inizialmente utilizzavo un sito per utilizzare, ma poi lo posso utilizzare su tutto. Considera che i moderatori non fanno i difficili nel momento in cui spieghi il motivo in modo semplice e senza dare per scontato alcune informazioni, come quando fai, se qualcuno di voi ha fatto un passaggio di dati, quindi un'importazione della lista di contatti, sa che basta dire dove hai preso questi dati, basta comunicare perché li vuoi passare in Kartra, come li hai presi, se le persone erano consapevoli, se già ricevevano delle mail, ok? Se stai comunicando in modo semplice, senza dare per scontato nulla, ricevi la stessa assistenza che potresti ricevere da una qualsiasi altra persona. Per cui l'importante è comunicare in modo semplice. Se il problema è la lingua inglese, ti ricordo che scrivendo in italiano, andando su Google Translate o Google Traduttore e mettendolo il testo, è sufficientemente comprensibile anche se lo traduci in inglese senza modificare nulla. Poi, detto questo, quello che viene tracciato, ritornando al discorso di uno più siti, quello che viene tracciato è l'evento, come dicevamo prima, per cui che la persona sia collegata su un sito o su un altro, quello che tu stai collegando è l'account Kartra con Zapier, perché in questo caso l'account Kartra, quello che passa in informazione su Zapier è l'account Kartra, che poi prenda il form da un sito, su una pagina Kartra, su una membership o quello che sia, non è rilevante in termini di azione di collegamento. Ok?